ha vinto la gara Mario Carnevali a bordo di una Simca con motore Minardi con un tempo di sole 23 ore e 59 minuti. Da ricordare che al secondo posto è giunto Enzo Mammato su Regata Weekend autorizzata Renault. Bruttissimo incidente per Andrea Crescenza, che è morto fulminato dall'accendisigari della sua Opel Mantra. Povero Andrea Crescenza aveva promesso che dopo la 24 ore di Caggiano avrebbe smesso di fumare, ma il destino ha voluto che proprio all'ultima sigaretta. Bene, qui da Caggiano è tutto, la linea torna a voi in studio. Ecco, perfetto, ha sganciato con la Rai, benissimo. Pronto! Pronto, Saxa Rubra. Ma che bravo! Ma che bravo, è bravo, bravo che! La prossima volta a Caggiano ci mandi tu sorella, capito? A me mi dovete mancare all'Olimpico, all'Olimpico, assassino, non a Caggiano, la stiamo affossicando, capito? C'è anche ragione. Mi sono mangiato 5 rustichelle al ciao ciao, mi sono mangiato. Giuro direttore, Galeazzi si è rotto le palle, Galeazzi si è rotto, capito? C'è anche ragione, c'è anche ragione. Dai, Gianfiero, riprenditi, con calma. Brutto, ciao Angelo, ciao Ferrari. Scusa, ma se non mi faccio valere con questi della Rai finisco a fare le telecroniche dei biliardi. Io nel mondo dello sport sono amato e rispettato lo da sappiamo. Tutti da anni ormai. Ho visto il telefono, un attimo, scusate. È il telefono che suona. Pronto? Oh, chiarissimo, ciao Tempestilli. Il vecchio Tempesta. Tempestilli, è davvero un piacere sentirti. L'ho visto ieri sera in panchina nella Roma a fianco a Capello. L'abbiamo visto anche noi. Secondo me, Tempestilli, tu non devi fare il secondo dei capelli, dai, devi creare strategia come facevi nella mitica Roma di quando giocavi tu. Ma no, guarda, io non esagero, non sto esagerando. Pensa che io tenevo alla Lazio, no? Ma venivo allo stadio del nascosto alle partite, pure alle partite della Roma per vederti. Rischiavo pure mazzate di brutto. Ma tu pensa? Certo. Tempestilli, quando hai abbandonato il calcio a casa mia quel giorno non abbiamo mangiato. Non ci posso. Proprio lo stomaco stretto, davvero. Esagerato. Ti stai emozionando, eh. No, Tempesta, dai, sono cose che ti dico col cuore, veramente. Mi fa piacere veramente che mi hai chiamato tanto, eh. Vengo lì qualche giorno a Trigona e ci beviamo un caffè tutti insieme come vecchi tempi, eh. Sì. Bello, ciao Tempestilli, grazie. Sono cose toccanti, grazie. Queste, ciao, emozionanti. Ciao. Saporetta ti chiamavano, Saporetta per il controllo di palla. Chi cazzo ha dato il numero mio a Tempestilli? Ciao belli!